In questo video ti parlo dell'autosabotaggio, che cos'è, le sue cause ed alcune strategie per uscirne. Nel suo aspetto più semplice e superficiale, possiamo dire che l'autosabotaggio è un modello comportamentale che ha l'effetto di minare, intralciare, danneggiare, indebolire il raggiungimento dei nostri obiettivi o successi. Oppure, nella sua forma più passiva, è tutto ciò che promuove il disimpegno. Tutto ciò che impedisce di impegnarci in modo sufficiente, oppure anche il ritirarci da un imminente raggiungimento di un dato obiettivo in modo che questo rimanga incompiuto. Il quadro dell'autosabotaggio a volte viene enormemente complicato dal fatto che la modalità comportamentale è affiancata da complesse e particolari dinamiche di pensiero e relativi stati emotivi, per lo più inconsci, che è necessario sviscerare per avere una comprensione del fenomeno che nella sua facciata esteriore apparirebbe come inspiegabile o paradossale. A fine di comprendere l'autosabotaggio è necessario prendere in considerazione un meccanismo mentale di origine ancestrale, che si è quindi sviluppato nel corso dell'evoluzione umana, che faceva sì che l'individuo provasse un senso di benessere, sicurezza, soddisfazione, sia quando raggiungeva un obiettivo benefico e desiderato, il quale avrebbe comportato un aumento della probabilità di sopravvivenza e di successo riproduttivo, sia quando evitava situazioni svantaggiose, pericolose e sgradevoli, il verificarsi delle quali avrebbero diminuito la sua probabilità di sopravvivenza e di successo riproduttivo. È evidente che nella dinamica mentale ed esistenziale di un individuo si creano due poli antitetici e contrapposti. Da una parte una spinta intraprendente, risoluta, audace, rivolta al raggiungimento di qualcosa. Dall'altra una ritrosia timorosa, passiva, apatica, tesa al levitamento di una possibile minaccia. A complicare le cose, per quanto riguarda il particolarissimo animale che è l'essere umano, è il fatto che ciò che viene considerato favorevole o sfavorevole sono aspetti inerenti alla reputazione, che riguardano quindi il prestigio, la considerazione, la stima che aneliamo ottenere dai nostri simili. O al suo contrario, quindi la riprovazione, il disprezzo e la svalutazione che tanto vogliamo evitare. È lapalissiano che il raggiungimento di un obiettivo sarà tanto più probabile quanto maggiore sarà l'impegno costante speso per il suo ottenimento, ma per il meccanismo antitetico precedentemente descritto, la scalata verso un obiettivo riceve una spinta motivazionale o una inibizione a seconda che nella mente della persona prevalgano aspettative di successo o di insuccesso. Lo slancio nella direzione che rende più probabile il raggiungimento del successo, quello dello sforzo concreto e costante, può ricevere un forte impedimento qualora nella mente della persona si palesino immagini di fallimento. Tale eventualità è resa più probabile da alcune credenze interiorizzate, cioè convinzioni, atteggiamenti profondamente radicati nella mente della persona, il cui potere influenzante spesso agisce in modo inconsapevole. Tra le più importanti, adesso te ne elenco velocemente 8, poi le guardiamo una a una nel dettaglio, troviamo la propria autoefficacia, cioè la valutazione che diamo di noi stessi sulla nostra capacità di saper fare qualcosa. 2. Il perfezionismo. 3. La mancata mentalità di crescita progressiva. 4. La catastrofizzazione. 5. Il conformarsi rigidamente a dettami sociali o familiari. 6. Ritenere che per fare qualcosa si debba sempre essere costantemente, fortemente motivati e invogliati. 7. La paura del cambiamento e 8. L'eccessivo bisogno di controllo. Entriamo nel dettaglio per ognuno di questi punti. Per quanto riguarda le persone che hanno una bassa autoefficacia, qualora siano in procinto di raggiungere la meta desiderata, che
che ne so, una nuova posizione lavorativa, laurearsi, aver trovato un partner, ecco, sono colti, più o meno consapevolmente, dal timore che gli altri possano attendersi da loro più di quello che ritengono di poter offrire, temendo quindi di trovarsi in una situazione imbarazzante in cui appaiono deludenti. Inoltre, avere una bassa autoefficacia ti pone nella condizione di valutare come molto probabile il fallimento. Situazione questa che rende più vigorosa la forza inibente di cui ho parlato prima. Oltre a ciò, cioè riguardo al fallimento, è opportuno fare una distinzione. Non tutti i fallimenti sono uguali. Ci sono dei fallimenti imputabili a caratteristiche stabili, essenziali della nostra personalità e fallimenti attribuibili a caratteristiche accidentali e temporanee, quindi non costitutive di noi. Le persone con bassa autoefficacia, che si aspettano il fallimento, cercheranno di creare delle situazioni in cui questo sia imputabile ai loro occhi e a quello di eventuali spettatori, a caratteristiche di sé fortuite e incidentali. In sintesi, preventivamente si creano degli alibi a cui aggrapparsi per poter affrontare nel modo meno disonorevole possibile il fallimento. E questo, per esempio, è il caso dello studente che la sera prima dell'esame fa tardi e si ubriaca perché potrà dirsi e dire che il non aver superato l'esame non è attribuibile ad una bassa intelligenza, caratteristica che è piuttosto stabile e permanente, ma ad una leggerezza che è appunto temporanea e non caratterizzante dell'intera persona. Oppure c'è chi affronta le cose impegnandosi poco, in maniera palesemente svogliata, indolente, priva di interesse, in modo da dare l'impressione a se stesso e agli altri che il fallimento è stato causato da un disimpegno, da una trasandatezza temporanea e non da caratteristiche stabili della propria persona. E così siamo arrivati al secondo punto, che è quello del perfezionismo. Su questo tema ho dedicato un video articolo in modo esclusivo che potrai trovare sul mio sito. Il mio sito è quello là. La trappola del perfezionismo in cosa consiste? Cioè, ovvero il tentativo controproducente di far coincidere te stesso con una visione idealizzata e perfetta di te. La trappola è data dal fatto che tale coincidenza non avverrà mai, tutt'al più potrai averne un fugace sentore in occasioni sporadiche che si dissolve in pochissimo tempo. L'insoddisfazione che scaturisce dal constatare ciò ti porterà ad abbandonare gli sforzi necessari per portare avanti la tua evoluzione. Strettamente legata al perfezionismo è la credenza che si abbiano delle qualità fisse, già precostituite e che non debbano quindi essere aumentate, migliorate, raffinate. Ovvero, e arriviamo al terzo punto, la mancata mentalità di crescita progressiva. In parole semplici, manca l'idea di costruire un qualcosa un pezzetto alla volta. Questo intrappolerà la persona nell'aspettativa immaginaria e illusoria di far coincidere la propria scalata al risultato desiderato con un percorso veloce, lineare, senza intoppi, senza battute d'arresto. Considerare che ciò non si verifica perché la stragrande maggioranza dei percorsi di successo sono caratterizzate da prove ed errori, da cadute e dalla capacità di rialzarsi, può gettare la persona in uno sconforto rinunciatario. Diversamente, una mentalità di crescita progressiva, ovvero consentirsi un tempo sufficiente per ottenere un dato risultato svolto lungo un percorso in cui ci si percepisce come degli apprendisti, apprendisti che devono imparare dalle proprie esperienze, rende meno spaventosa la possibilità di incappare in errori e battute d'arresto. Credere che le nostre qualità siano fisse, immutabili, che ci siano o non ci siano, potrebbe convincerti che non c'è nulla da costruire e che ogni evento è potenzialmente in grado di rimandarci il nostro immutabile valore. Con tale prospettiva è chiaro che ogni prova diventi spaventosa e potenzialmente paralizzante.
Un'altra credenza interiorizzata che favorisce l'autosabotaggio è, ed arriviamo al punto 4, la tendenza alla catastrofizzazione, la propensione di concentrarsi sullo scenario peggiore, non importa quanto improbabile sia. Ecco, avere in primo piano nella propria mente scenari così disastrosi ti porterà a sentirti in grave pericolo. La conseguenza di ciò sarà quella di renderti fortemente inibito o rinunciatario nei confronti dei tuoi progetti o desideri. Qualora tu decida comunque di muoverti e agire, sentirai il bisogno di adottare così tanti accorgimenti protettivi che renderanno il tuo incedere farraginoso e rallentato, sicuramente poco efficace. E arriviamo al punto 5, tutte le credenze, le convinzioni, gli atteggiamenti relative alla necessità di conformarsi ai dettami sociali o familiari a cui si è esposti. Ecco, tutto ciò può condurre a non soffermarsi a riflettere su quali siano i nostri valori fondamentali, su quali siano i principi in sintonia con gli aspetti più profondi e importanti della propria esistenza. Alcuni potrebbero farsi guidare e prendere decisioni basate su aspetti più superficiali e lasciarsi quindi guidare da pressioni, spinte, sollecitazioni conformistiche, in parole semplici, in base a ciò che gli altri vogliono che facciamo. I miei genitori hanno sempre voluto che diventassi ingegnere, quindi studierò ingegneria. Tutti i miei coetanei si stanno sposando, quindi probabilmente dovrei farlo anch'io. E così via. Va da sé che adottare comportamenti poco sentiti, che non riflettono inclinazioni, predisposizioni, desideri propri, portino ad uno stato costante di insoddisfazione, sentimento che rende molto probabile la contraddittorietà comportamentale, anche questa tipica dell'autosabotaggio. Altra credenza interiorizzata, ed arriviamo al punto 6, è avere l'aspettativa che per iniziare a fare qualcosa e mantenere attivo e costante il proprio impegno, si debba essere fortemente e costantemente motivati e che tale attività sia accompagnata sempre da sensazioni ed emozioni piacevoli. In parole semplici, il famoso avere voglia, bisogna avere voglia. Guarda, semplicemente per adesso ti anticipo che non funziona così. Di ciò ne parlerò più in dettaglio nella parte finale del video quando proporrò delle strategie per contrastare l'autosabotaggio. E arriviamo a considerare il tema della paura del cambiamento, il punto 7, la trappola della familiarità in altri termini. È banale dire che tutto ciò che è familiare è rassicurante, confortante e che fornisce una tregua dall'ansia e dall'incertezza rispetto a tutto ciò che è ignoto. All'interno dei nostri ambienti familiari possiamo minimizzare il dispendio energetico, sappiamo esattamente cosa aspettarci e come rispondervi. Non è necessaria quindi la pratica dell'apprendimento ed un costante stato di allerta. Altresì sussiste un senso piacevolmente illusorio sulla controllabilità della propria vita e del futuro. Ma ciò che è stato osservato ripetutamente sia in studi strutturati che nell'esperienza di tutti noi è il fatto che tutte le nostre performance, le attività, azioni tendano ad appiattirsi, a perdere lo slancio vitale e l'entusiasmo dei primi tempi. Non si riesce più ad ottenere la costanza, la resa, il vigore di quando abbiamo iniziato a fare qualcosa. E ciò accade sia in ambito lavorativo che nella vita di tutti i giorni, per esempio nei tuoi sforzi per perdere peso, per tenerti in forma, per avere una vita relazionale, affettiva, arricchente. Ecco, al fine di mantenerci su livelli elevati di entusiasmo ed energia, saremo sempre chiamati a stimolarci con sforzi creativi e slanci verso l'ignoto. Inoltre, la cruda verità è che, anche se tu non vorresti cambiare, il mondo intorno a te sicuramente cambierà ed evolverà. Quindi, nonostante si venga ammoniti di non lasciare la strada vecchia per la nuova e di non fare il passo più lungo della gamba, siamo sempre chiamati a gettare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, e a confrontarci con l'ignoto.
La tua evoluzione richiederà di sperimentarti per prove ed errori in ambiti sconosciuti, assumerti dei rischi col carico di fatica e di sana ansia che ciò comporterà. La buona notizia è che imparare qualcosa di nuovo è un ottimo, naturale antidepressivo, è un energizzante, è un rigenerante. Si sprecano ricerche che affermano che tenersi in costante stato di apprendimento, nel senso più ampio del termine, sia protettivo nei confronti delle malattie neurodegenerative, così per esempio. E arriviamo al punto 8, l'eccessivo bisogno di controllo. Di questo bisogno tratterò un particolare effetto da esso generato, ovvero quello di chiudersi in fantasie autogratificanti. L'eccessivo bisogno di controllo potrà spingerti a fantasticare in modo eccessivo. Immagina di avere una passione in un ambito artistico o sportivo, con l'ambizione di migliorarti, di emergere, di farti apprezzare. Ovviamente ciò richiede impegno e dedizione costanti, ma in un dato periodo di tempo, per le ragioni più disparate, potresti abbandonarti alla pigrizia, alla negligenza, alla trascuratezza. Constatare questo tuo disimpegno e calo di zelo fa male, cioè ti pone in uno stato di dissonanza cognitiva, sostanzialmente uno stato di incoerenza tra i tuoi valori e i tuoi comportamenti. Qui tu potresti intervenire per lenire tale disagio riempendo la tua testa di fantasie di successo. L'unico risultato di tale compensazione è quello di tirarci su il morale per qualche minuto. Non ci riesce, per fortuna, di ingannarci per troppo tempo. Presto subentra un esame di realtà che ci porrà di fronte alla verità di non aver fatto nulla di concreto e utile per migliorarci. Il concomitante rimprovero che ci infliggiamo avrà un effetto depressivo che potrebbe richiedere un'altra dose di fantasticherie o distrazioni che ci faranno perdere altro tempo. Capisci che questo ciclo può giorno dopo giorno ingrandirsi e tu potresti arrugginirti nelle tue capacità, perdere le abilità che avevi faticosamente costruito e confermare una profezia che si autoavvera, ossia che tu non sei tagliato per quella data cosa. Mentre quello che è avvenuto è che non hai rispettato la regola incrementale del miglioramento e del successo. Ogni giorno faccio qualcosa, non importa quanto piccolo o minimale sia, per imparare qualcosa, per migliorarmi. Spesso la radice del problema dell'autosabotaggio, quindi, non è una malsana immagine di sé, non sono contorte conflittualità interne, sofisticati processi neurochimici, una bassa autostima, ma l'essere stati avviluppati dalla sua natura subdola e insidiosa, che progressivamente, senza che ce ne accorgiamo, ha fatto sì che cattive abitudini abbiano sostituito quelle buone. La natura insidiosa dell'autosabotaggio è causata anche dal fatto che questo non si presenta nella vita delle persone in modo esplicito. La persona non dice a se stessa: "Ora mi autosaboto". Non ci sarà l'atteggiamento del tipo: "Un dato obiettivo e mi comporterò in modo da impedire il suo raggiungimento". Piuttosto si constata di averlo fatto, incapaci di darsene una spiegazione. L'autosabotaggio adotta quindi dei travestimenti, per così dire, in modo da rendere invisibile alla coscienza della persona la sua natura paradossale. Allora, in questo video parlerò di 5 travestimenti tipici. Ora mi rendo conto che il tema è complesso, ci sono tanti punti. Sappi che puoi aiutarti, nella comprensione di questo argomento anche utilizzando il testo scritto che troverai nel mio sito. Allora, il primo travestimento è troppi impegni. Quando mettiamo da parte i nostri bisogni, le nostre aspirazioni, le nostre passioni, perché abbiamo troppi impegni, questo è spesso un segno di autosabotaggio. Questo non vuol dire che le tue altre responsabilità non siano importanti, ma se ti impediscono di dedicarti alle tue passioni e interessi personali in modo totale, potrebbe significare che si tratta di autosabotaggio
con i baffi finti. E arriviamo al secondo travestimento, che è il fratello gemello del precedente. Non ho tempo. La cosa certa del tempo è che non ce n'è mai abbastanza e sarà sempre così. Come potrebbe essere diversamente? Se ti ritrovi ad aspettare il giorno in cui avrai tutto il tempo per occuparti dei tuoi obiettivi e interessi, forse ti troverai su un altro pianeta in un'altra galassia. Di tempo ne avrai sempre poco, ma di cosa ne farai sei comunque il responsabile tu. Terzo travestimento, non so come iniziare. Iniziare una qualsiasi attività è una fase molto delicata. Implica un cambiamento. Cioè, includere nella propria vita una novità comporta di scegliere di dedicarsi meno a qualcos'altro. Ed è proprio su questa naturale e inevitabile difficoltà che le contraddizioni che caratterizzano l'autosabotaggio possono trarne nutrimento, attecchire e immobilizzarti. Quarto travestimento, e se fallisco? Se le cose andranno male? L'autosabotaggio adora l'eventualità del fallimento. Quindi ci si fa possedere dal ragionamento, mi sottraggo dall'impegno, dalla competizione, per evitare la sofferenza e l'umiliazione dell'eventuale fallimento. Che dire, sicuramente sbaglia solo chi si cimenta in qualcosa, chi non fa niente è a modo suo infallibile. Il quinto travestimento, aspettare il momento giusto. Per un certo tipo di autosabotatore c'è sempre un motivo o un altro per pensare che in un dato giorno, proprio come il giorno prima e il giorno prima ancora, le condizioni non sono abbastanza buone oppure manca qualcosa per iniziare a muoversi. Siamo noi che diamo a un dato giorno, a un dato momento, la giustezza della cosa. È un potere che abbiamo e che mettiamo in atto tutte le volte che ci adoperiamo facendo cose utili piuttosto che cose inutili, agendo produttivamente piuttosto che rimanere immobili. E adesso veniamo alle strategie per uscire dall'autosabotaggio, ma prima di affrontare questo aspetto ti chiedo il tuo supporto, ovviamente se trovi interessanti e utili i miei video. Sappi che prima di buttare giù queste sintesi io devo vagliare tantissimo materiale scientifico, devo leggere e studiare tanto sull'argomento. Ecco, questo richiede molto lavoro e molto tempo ed è per questo che ti chiedo di supportarmi con un piccolo gesto, mettendo un like sui miei video, oppure esprimendo il tuo parere nei commenti o iscrivendoti alla mia pagina Facebook o al mio canale YouTube. Ti ringrazio in anticipo. Abbiamo visto che l'autosabotaggio è un atteggiamento, uno stile comportamentale inefficace, che consolidiamo piano piano nel tempo. C'è un messaggio di speranza in questo. Se l'autosabotaggio è una questione di atteggiamenti e relative abitudini in cui cadiamo gradualmente, giorno dopo giorno, verosimilmente possiamo invertire la tendenza facendo piccoli passi nella direzione opposta. Se vuoi essere un pittore, mettiamo, non c'è bisogno di stabilire in anticipo se sei nato per esserlo. Se sei un talento della pittura, se hai una vocazione, qualunque cosa significhino tutte queste cose. Pochi minuti trascorsi a dipingere in un dato giorno sono meglio di diverse ore trascorse a sognare ad occhi aperti di essere un bravo pittore. Ecco, la cosa buona dell'obiettivo immediato di dipingere per pochi minuti oggi è di essere facilmente realizzabile e la persona che lo raggiunge rende più facile per se stessa dedicare qualche minuto in più all'attività desiderata, qualunque essa sia, il giorno successivo. Sai benissimo che i risultati immaginari non sono affatto tali e i risultati reali sono piccoli in un dato giorno, ma nel tempo tuttavia si accumulano e iniziano a dare i loro frutti. La seconda strategia per uscire dall'autosabotaggio è individuare il tuo personale stile di autosabotaggio. Per combattere l'autosabotaggio è necessario capire dove appare questo schema e cosa lo innesca. Puoi
puoi ottenere informazioni al riguardo con una semplice comparazione, perché è improbabile che tu ti stia sabotando in tutte le aree della tua vita per tutto il tempo. Ad esempio, potresti scoprire che fai fatica ad avere un'alimentazione sana e regolare, ma sei in grado di tenere il passo con i tuoi studi universitari, per esempio, oppure viceversa. Ecco, quali sono le aree in cui noti più spesso che lo schema dell'autosabotaggio si gonfia e prende il sopravvento? Cosa distingue queste aree dalle aree di maggiore competenza? Se noti che spesso ti saboti in un determinato ambito, fai l'elenco delle cose che lo compongono e parallelamente individua quali sono le buone abitudini, le buone azioni che caratterizzano gli ambiti di successo. Cerca di trasporre queste ultime nell'area problematica, sostituendola ai comportamenti deleteri. Per esempio, noto che sono abbastanza efficace nel tenermi in forma. Cosa faccio? Costantemente mi tengo in esercizio fisico, anche quando ho poco tempo, poche energie, faccio di meno, ma comunque faccio qualcosa. Mentre nell'ambito problematico, per esempio lo studio, mi riduco a fare tutto in prossimità dell'esame e spesso non lo supero. Quindi, ecco, non mi sto a dilungare su come trasferire le modalità efficaci dall'ambito vincente a quello problematico, te lo risparmio. Terza strategia, non aspettare l'entusiasmo. Qui riprendo un punto che ho lasciato in sospeso prima, il non ho voglia, non mi sento motivato. È probabilmente una delle lamentele più comuni che sento nella mia attività professionale. Non ho voglia di studiare, non ho voglia di fare attività fisica, di comprare, cucinare, mangiare cibi sani, insomma, di dedicarmi a hobby arricchenti. Sento dire, sì, sono sicuro che sarebbe una cosa che mi farebbe molto bene, ma non ne ho voglia. È come se fosse molto radicata la convinzione che per fare qualcosa di impegnativo debba preesistere uno stato caratterizzato da emozioni e sentimenti piacevoli, positivi e un incrollabile entusiasmo. Qualora tutto ciò venga a mancare, quindi ci si sente legittimati a tirare i remi in banca e a fermarsi. Non importa quante volte abbiamo constatato che l'entusiasmo e la motivazione siano spontanei nei primi tempi, cioè caratteristici della novità, che siano dei sentimenti fugaci e sfuggenti. Ecco, nonostante questo, continuiamo imperterriti ad impegnarci e motivarci prevalentemente solo su una forte spinta motivazionale antecedente alle azioni impegnative che dobbiamo svolgere. La verità è che per quanto tu possa essere fortemente appassionato, attratto, coinvolto da qualcosa che sia uno sport, un lavoro, un'attività artistica, una relazione amorosa, in essa vi saranno sempre dei momenti difficili, pesanti, tediosi, fastidiosi, per attraversare i quali non si potrà fare affidamento esclusivamente ad un entusiasta e infervorato slancio, ma piuttosto ad abnegazione, sacrificio e sforzi indefessi. In altre parole, ad una determinazione assidua, fredda e ragionata, in cui si è consapevoli che anche se al momento la soddisfazione della nostra azione è assente, siamo consapevoli di investire per soddisfazioni future. In tali frangenti siamo chiamati a costruire la passione e l'entusiasmo, piuttosto che a muoverci sulla sua spinta. La passione e l'entusiasmo sono una roba che ci attraggono, non che ci spingono. Guai a pretendere che queste debbano essere sempre preesistenti e anticipatamente al nostro lavoro. È un po' come se dovessimo pensarci come degli investitori a medio e lungo termine, che progettano e costruiscono a piccoli passi la loro vita appassionata. Quindi, la filosofia da adottare è: non me lo chiedo neanche se ho voglia, lo faccio e basta perché sono convinto che è la cosa giusta da fare.